La giustizia è arrivata perché i giudici sia di Cassino che di Roma sono stati bravi a non farsi influenzare dal massacro mass mediatico che i signori Motto hanno subito finora. Seconda soluzione vuol dire seconda vittoria, non vittoria personale di nessuno, ma vittoria della giustizia, della logica, della scienza, delle scienze forensi, di un pool estremamente organizzato sia a livello tecnico-scientifico che a livello giuridico. Ringrazio soprattutto i quattro super avvocati che oggi avete visto anche voi, che si sono battuti in maniera strenua, valorosa: l'avvocato Francesco Germani, l'avvocato Mauro Marsella, Pier Giorgio Di Giuseppe ed Enrico Meta e tutto il pool tecnico coordinato dal sottoscritto che ha collaborato con loro. Quindi è una giornata che finalmente restituisce la pace alla famiglia Mottola e ora dobbiamo organizzarci per individuare una volta per tutte il vero assassino di Serena Mollicone, perché sono stati persi molti anni. I Mottola però uscendo hanno parlato di massacro mediatico. Certamente, i Mottola sono stati massacrati a livello mediatico perché dal 2008 che c'è stato un gruppo di soggetti variegato, questo gruppo che non ha fatto altro che esaltare in maniera velenosa e sleale l'impianto accusatorio. Quindi abbiamo avuto che per anni i Mottola sono stati messi sulla graticola e sbattuti come mostri in prima pagina, e molti hanno dimenticato che in Italia c'è la presunzione dell'innocenza, del principio di innocenza. Quindi ecco perché hanno parlato di massacro mediatico, io sono pienamente d'accordo con loro.